Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di AdVGR Test R2 1 e Stampa Radio. Come di consueto, il TG Sport ha tutte le notizie di sport regionale, internazionale e nazionale, tutti i tipi di sport. Andiamo a vedere le notizie di sport regionale. L'Udinese, il tramonto del gol. 10 anni fa almeno 40 reti, oggi solo 10, poco. Ciclismo: Nibali vince la classicissima e sa già cosa vuole. Dopo la Milano-Sanremo, punto alla Liegi-Bastogne-Liegi. Andiamo a vedere le notizie di sport internazionale e nazionale. Come al solito, l'incontentabile Raiola dice: la nazionale fa schifo per convocare Balotelli, serve carattere, Donnarumma, c'è Reina. Lasciamo stare. Serie A: Juventus, sospiro di sollievo per Chiellini, ma si ferma anche Alessandro. Tenni, ironia del carriere del Potro, 10 anni dopo, di nuovo l'alternativa a Federer. Andiamo a vedere altre notizie. Formula 1: dal debutto del 1911 al ritorno del 2018 con la Sauber, la storia di un secolo di Alfa Romeo. Sei nazioni: Matteo Mitt Nozzi alla nota lieta d'Italia ai Sei Nazioni 2018. Notizie dal MotoGP: Harviss dice: mai pensato di sostituire Rossi con Zarco. Valentino è un'icona ed è veloce come sempre. Amichevoli: la lunga rincorsa di Di Biagio alla nazionale, e se non fosse soltanto un traghettatore? Di Biagio infatti dice nella conferenza stampe: perché Balotelli no? Ho guardato e deciso per il bene della nazionale. E ancora, io CT ho una grande opportunità, ma la priorità è rilanciare la nazionale. Della serie A, delle notizie del web sport, cioè tutte le notizie di sport nel web e nelle edicole che vi trovate in giro per nei giornali sportivi. Il Real offre 60 milioni per Alisson. Vandana all'Inter dice: Icardi ogni giorno vale di più. Liga: Ronaldo pronto a offrire un assegno in bianco per evitare la condanna, ma il fisco non vuole mollare. Dai mondiali di ghiaccio da Cosner a Rizzo, l'Italia ai mondiali di Milano fra veterani e si divertono e che si divertono e nuovi talenti. Pjanic: Roma sarebbe stato bello vincere, ma manca il senso dell'equilibrio. Altre notizie della Formula 1: Raikkonen al passo dall'addio con la Ferrari, Leclerc in rampa di lancio. Leclerc. Notizie dall'NBA: LeBron trascina Cleveland, Bellinelli firma il successo con Philadelphia. Serie A: tra infortunio di Ansi e possibile rinnovo di Sarri, sosta intensa per il Napoli. Pattinaggio di velocità: Francesca Lollobrigida rilancia, voglio la medaglia alle Olimpiadi 2022. Serie A: André Silva, nuovo dodicesimo uomo del Milan di Gattuso, si è sbloccato davvero? Dalla Eurocup: Reggio un traguardo e un sogno, Menetti e la leadership della Valle, chiavi per crederci ancora. Altre notizie della Serie A: è stata ufficializzata ieri che la Lega Serie A è di Gaetano Miciché, eletto presidente unanimità. Infatti dice: ringrazio il presidente e amico Malagò, occasione inaspettata. Inaspetta. Ancora Sarri dice: il contratto è un falso problema, decisiva con la Juve, bisogna vedere come ci arriviamo. Notizie invece delle amichevoli: Chiellini lascia il ritiro di Coverciano, niente nazionale, Juventus in ansia. Notizie invece
della Serie B del posticipo, Melchiorri trascina il Carpi verso il playoff 2-0 alla Provercelli nel posticipo. Altre notizie non ce ne sono. Allora andiamo a vedere i risultati di ieri del calcio di Serie B, 31ª giornata, posticipo. Infatti dicevamo prima, Carpi vince 2-0 contro Provercelli. Poi Liga Spagnola, anzi, scusate, ho visto prima un'altra notizia. Andiamo a vedere, ah, ecco, basket, 26ª giornata di Eurolega. Infatti, come dicevamo, Benefice contro Maccabi Tel Aviv alle 18:45 di oggi. Kaunas contro Emporio Armani Milano alle ore 19. Panathinaikos alle 20:15 contro la Stella Rossa. Valencia Basket contro Real Madrid alle 20:30. Notizie invece dell'NBA. Andiamo a vedere. Sacramento Kings perde contro Detroit Pistons per 90-106. Poi Sant'Antonio Spurs vince contro Golden State Warriors per 89-75. Brooklyn Nets vince contro Clippers per 118-115. Miami Heat vince per 149 contro 141 contro Denver Nuggets. New York Knicks vince contro Chicago Bulls per 110-92. Cleveland vince contro i Bucks per 124-117. Indiana Pacers vince per 110-100 contro Lakers. E infine Philadelphia vince contro gli Hornets per 108-94. Eurocup semifinale, come dicevamo prima, ci sarà il Reggio Emilia in trasferta contro Kuban alle 17:30 e invece De Rosa Faga contro Bayern Monaco di basket alle 18:45. Andiamo a vedere invece altre notizie. Andiamo a vedere, ci sarà domani l'Eurolega di basket, 26ª giornata, alle 18 CSKA Mosca contro Olympiacos, 18:45 c'è Andalù Efes contro Khimki, alle 20:30 Baskonia contro Bamberg, 20:45 Mala contro Barcellona Laza. Come al solito poi c'è l'NBA che gioca questa notte, la mezzanotte, l'una, le due, le tre, 3:30 di notte, ora italiana. E basta. Chi è interessato invece ci sono i mondiali di pattinaggio di figura domani col singolo donne 10:45, coppie misto a 18:45. Bene, non c'è altro da aggiungere. Ringrazio per tutto. Ci sentiamo giovedì alla solita ora. Da Marco è tutto. Buon settimana di sport a tutti voi. Ciao ciao!